Ragazzi, eccoci qui oggi con Ethan Carter. Non so se questa sarà l'ultima puntata, ma sicuramente siamo molto vicini alla fine. Quindi, se non è l'ultima, sarà la penultima, visto che comunque molti mi avete detto che il gioco è quasi finito. La cosa mi fa disperare un po', visto che mi sta piacendo veramente, veramente tanto. Però, peccato, peccato veramente che sia così corto. Che cosa abbiamo qua? Ponte, diga, chiesa. Questo posto. Storie. Trappole e teschi. Sembra una mappa. Capsula spaziale. Casa dei portali. Ah, la foresta della strega. È una mappa di tutto quello che abbiamo visto praticamente finora. Antica divinità. Ci sono tutte. Tecnicamente le abbiamo fatte tutte. Capsula spaziale, viaggiare, trappole e teschi, la foresta della strega, casa dei portali, antica divinità. Tecnicamente le abbiamo fatte tutte. Esatto. E infatti sono segnate. Però ce n'è una che non è segnata. Christ, Ethan, you're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Lily sa che sto registrando, quindi ha deciso di mettersi qui, come sempre. Hey, Ma, he's in here. È buona, Lily. Vedo niente. Honey, be careful with that lamp. Dale, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! Che problemi hanno? For God's sake. You missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, supernatural detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh, shit! Shit! Everyone! Go! Get out! Ethan! Get out! The smoke, it's toxic! Oh God! What do we do? Non capisco seriamente quello che sta succedendo. Perché sono vivi poi? Oh mio Dio, cioè è rimasto chiuso qua dentro. È rimasto chiuso qui. Sono le 7. Ma ci muore c'è qua dentro. C'è un incendio nella stanza di fianco. I No, wrote non about capisco, you, giuro. but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. And it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Quindi Paul Prospero non esiste. È una storia di Ethan. Ma io adesso mi chiedo se i familiari di Ethan sono vivi o in realtà, cioè tutte le storie, tutto quello che abbiamo visto. Cercando di salvarlo, spero. Niente, lui sta lì così. Niente, disperati mentre tuo fratello sta morendo.
casa che è bruciata. Allora non è stato Ethan a dare fuoco alla casa. E quindi non è questa la casa dei Vandergriff. Allora avevo ragione che la casa dei Vandergriff era quella dei portali. No, che cosa assurda. Ma no, cioè, finisce così. Ma no, che cosa assurda. Cioè, sinceramente, mi abbassare un attimo il volume. Sinceramente, non ho ben capito. Allora, quindi Ethan in realtà creava tutte quelle storie. Quindi in realtà non, i suoi familiari non sono mai stati uccisi. Cioè, penso che questa fosse la realtà. Mentre tutto il resto che abbiamo visto prima non esisteva. Cioè, lui ha creato Paul Prospero, ha creato appunto il detective. Lo ha messo sulle sue tracce, tra virgolette, ha ricostruito tutte queste storie, tutte le storie che abbiamo visto. Ha ucciso i suoi familiari nelle storie. Però penso che alla fine sia morto. Cioè, adesso questo non lo so, però secondo me alla fine Ethan muore. Nell'incendio, ovviamente, nel senso, a forza di respirare i gas. Mentre tutta la sua famiglia sopravvive. No, stranissimo, non lo so sinceramente se, cioè, il gioco mi è piaciuto tantissimo. Non so se mi è piaciuto questo finale. Lascia troppe domande. Più che altro, ok, se Ethan è morto, oppure, cioè sì, se Ethan è morto e ha creato tutte queste storie, perché noi siamo andati nella casa bruciata e lo abbiamo trovato nel sottoscala, tra virgolette, nella cantina? Non lo so, mi sto ponendo mille interrogativi in questo momento, ma giuro, non capisco, non ho capito, non ho ben capito questo finale, giuro. C'è una storia. Ah, no, pensavo ci fosse una sorta di filmato finale che magari spiegava qualcosa. Niente, quindi si chiude tutto così, che Ethan in realtà si era immaginato tutto, erano tutte storie bellissime, meravigliose, ma in realtà tutte storie. Paul Prospero non esisteva, nessuno della sua famiglia è morto, tranne probabilmente lui, perché a questo punto mi viene da pensare che lui sia morto. Non so, ragazzi, voi cosa ne pensate? Secondo voi qual è? Cioè, magari qualcuno di voi, visto che comunque questo non è un gioco nuovo, ne sa qualcosa di più e è riuscito a capire qual è il significato dietro questo dormiente. Ma poi chi era il dormiente? Il dormiente era Ethan. Era Ethan il dormiente. Quando hanno detto no, il dormiente non deve essere svegliato. Il dormiente non deve essere svegliato perché in realtà è Ethan stesso che non vuole essere svegliato, perché sta appunto creando tutte le sue storie. Non lo so, è una cosa alquanto psichedelica. Beh, comunque bello. No, bellissimo gioco. Sono un po' meh sul finale, però veramente bellissimo gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuto, e ci rivediamo in un altro gioco. Ciao a tutti!